Leggiamo insieme nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, Dio sia lodato. Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Chiniamo i nostri capi insieme, preghiamo il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Padre, grazie con tutto il cuore stasera perché stiamo già gustando questa meravigliosa comunione spirituale con te e con la Chiesa. Continua a benedire la nostra vita, continua a parlare al nostro cuore. Ti voglio pregare in modo particolare per gli amici che sono fra di noi. Fa che possano gustare la bontà della tua parola, oh Signore, che il loro cuore possa aprirsi alla tua grazia e alla tua benedizione. Benedici anche coloro che ci seguono attraverso la radio, da caso, Signore, siano consolati attraverso questa parola e noi ti rendiamo grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Ho voluto leggere tutto questo capitolo perché è comunque un capitolo meraviglioso del Nuovo Testamento. In questo testo leggiamo al verso 5, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre alcune. Ed è su questa affermazione, su questo versetto che voglio soffermare stasera l'attenzione del mio cuore. Prego che il Signore mi guidi nell'esporre quello che sento nel cuore e tutti insieme preghiamo affinché lo Spirito Santo applichi nella nostra vita questa parola. Dio sia lodato, tra noi e il Padre c'è Gesù, c'è lo Spirito Santo che ci aiutano, ci sostengono a comprendere appieno la parola del Signore. Vi voglio parlare proprio di questa comunione. È Giovanni che scrive, Giovanni è un testimone oculare, Giovanni è uno dei discepoli, uno di quei discepoli che è sempre stato più vicino a Gesù, insieme a Pietro e Giacomo. In occasioni particolari li ritroviamo sempre nell'intimità insieme al Signore, è considerato il discepolo dell'amore, il discepolo che Gesù amava in modo particolare. E Giovanni dice, vi annunziamo queste cose, vi scriviamo queste cose, affinché la nostra gioia sia completa e affinché la nostra comunione sia appieno matura e completa con il Padre e con il suo figliuolo Gesù Cristo. E qual è il messaggio che egli scrive che arreca gioia al nostro cuore e che produce comunione con Dio? Il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo è questo: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre alcune. Dio parla in modo conciso, egli non si prolunga nei suoi discorsi,
ma il messaggio è semplicemente questo: Dio è luce. Dio è luce e in Lui non esistono le tenebre. E aggiunge qui il testo: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e invece camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E questo è il testo che ci interessa in modo particolare stasera: la comunione della luce, la bellezza di camminare nella luce. Vedete, fratelli, sorelle, amici, cari, la base della nostra comunione con Dio e i fratelli è proprio camminare nella luce. Non le nostre parole, non le nostre azioni, ma camminare nella luce vuol dire comportarci in modo coerente alla volontà di Dio, fare la volontà di Dio, perché Dio è luce. Dio è luce. Spesso però interrompiamo questa comunione, ahimè. Spesso interrompiamo questa comunione con la luce iniziando a camminare nelle tenebre. Spesso, perché no, anche come credenti si voltano le spalle alla luce e ci si incammina verso la penombra e verso le tenebre. Ma se camminiamo alla luce della parola di Dio e se camminiamo nella comunione con Dio, se dimoriamo nella luce della parola del Signore in modo trasparente, in modo chiaro, onesto, allora saremo benedetti dalla meravigliosa comunione con Lui e con tutta la Chiesa. Perché dice Giovanni, la nostra comunione è con il Padre e con il suo figliolo Gesù Cristo. Se togliamo il Padre e il suo figliuolo Gesù Cristo, la nostra non è più comunione. La nostra è comunione spirituale, perché chi ci unisce è il Padre e il suo figliuolo Gesù Cristo. È comunione spirituale perché insieme camminiamo nella luce, gloria a Dio. Quindi se camminiamo alla luce della parola in modo chiaro, in modo semplice, dicevo, saremo benedetti dalla comunione con i fratelli. E aggiunge qui la parola un'altra cosa meravigliosa: e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Gloria a Dio. Quante considerazioni potremmo fare sulla luce. Vi voglio parlare proprio della base o le basi della comunione. La base della comunione è espressa qui in questo versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Quanti messaggi avrebbe potuto Dio annunziare? È vero? Eppure Dio sceglie di dare un messaggio e Giovanni ci trasmette questo messaggio. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Dio avrebbe potuto parlarci, o avrebbe potuto parlare a Giovanni e trasmetterlo a noi, che so, delle innovazioni della scienza, della tecnica, delle invenzioni del futuro che allora non conoscevano. Avrebbe potuto parlare degli anni e di tutte le scoperte che oggi stiamo facendo, del progresso che il mondo avrebbe avuto nel corso del tempo, dei ritrovati medici per sanare molte malattie. A quel tempo c'era la lebbra che era inguaribile. Avrebbe potuto parlare anche di questa malattia debellata e che so, tante cose, dell'automobile, degli aeroplani, delle visite interplanetarie, del viaggio dell'uomo sulla Luna. Avrebbe potuto dire tante cose. Dio invece sceglie di dire una sola cosa, molto semplice: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Dio è luce. E in questo Dio è luce troviamo racchiusa tutta la grazia, tutto l'amore di Dio. È un messaggio speciale che raggiunge il nostro cuore, perché Dio è luce, ripeto, è la base della comunione che abbiamo con Lui. È un messaggio che abbiamo già udito. Abbiamo già udito in passato. Se andiamo a leggere in Giovanni al capitolo 8, al versetto 12, è scritto così, è Gesù che parla. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
non funzionerebbe espresso in altra maniera se Gesù avesse detto: io vi spiego che cosa accadrà in futuro, io vi parlo dell'intenzione dell'aeroplano, che ce ne saremmo fatti? Assolutamente nulla. Ma di fronte a questa parola il nostro cuore si edifica. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La cosa di cui l'uomo ha bisogno non è lo sviluppo, non è il progresso tecnologico, scientifico ed altro, ma la cosa di cui l'uomo ha bisogno è di conoscere Dio, che è luce. L'uomo vive nelle tenebre e ha bisogno di essere illuminato dalla luce di Dio, ha bisogno di conoscere Dio che è luce, ha bisogno di sperimentare la luce nella propria vita. Per troppo tempo siamo stati nelle tenebre, guidati nelle tenebre, siamo stati lontani dalla grazia e dalla benedizione di Dio, ma la parola giunge stasera a ricordare a ciascuno di noi, e noi benediciamo il nome di Dio per questo: Dio è luce, gloria al Signore. Egli è, abbiamo detto, la luce del mondo, e dice la parola, in Lui era la vita. E la vita è la luce degli uomini. Questo è scritto in Giovanni, sempre al capitolo 1, al versetto 4. In Lui era la luce, Egli stesso era la luce, e la luce è la vita per gli uomini per l'umanità intera. Ora, siamo abituati a parlare di luce, di tenebre, a parlare o a sentir parlare di bene e di male. Siamo abituati a sentire termini come verità e bugia, o verità, ignoranza. C'è stata sempre una contrapposizione, una lotta tra la luce e le tenebre, ma Gesù dice in Giovanni, come abbiamo letto, capitolo 8, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà più nelle tenebre, ma conoscerà la luce della vita. Chi segue il Signore non conoscerà più la contrapposizione, ma conosce la luce. Non più male, bene, ignoranza, verità, luce, tenebre, ma io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà più nelle tenebre, ma conoscerà la luce della vita. Vuoi seguire Gesù con tutto il cuore? Per camminare nella verità, per camminare nella giustizia, per camminare nella serenità, nella benedizione di Dio, nella comunione con Dio, perché di comunione stiamo parlando attraverso questo testo della parola. Ma qual è il fine della luce? Quale beneficio produce la luce nella nostra vita? Se poi proviamo un pochino a fare un paragone con la luce che conosciamo, possiamo addentrarci un pochino di più e scoprire quale può essere la ricchezza del rapporto di ognuno di noi con Dio che è luce. Qual è il fine della luce? A che serve la luce? Possiamo dire tante cose a questo punto. Innanzitutto la luce serve per mostrare, per farci vedere, per rivelare le cose. Ci permette quindi di vedere chiaramente, mette in mostra. Immaginate, voler mettere in risalto un'opera d'arte. Notate che normalmente ci sono dei fari che illuminano quell'opera d'arte per metterla in risalto, per farla vedere, per far comprendere, per farla esaminare nei particolari. Se si vuole mettere in risalto un gioiello, provate a vedere le vetrine dei gioiellieri, vengono esposti con delle luci particolari, dedicate, di modo che possa risaltare tutto lo splendore, la bellezza di quel gioiello. Se si vuole attrarre l'attenzione su una persona, magari al teatro c'è un fascio di luce che mette in oscurità tutto il resto e fa risaltare quell'attore, quel cantante, quella persona che deve essere messa in mostra. Per cui, ogni cosa può essere rivelata in modo speciale, manifestata alla luce. Anticamente alla luce si osservavano anche i vasi, si mettevano contro luce per vedere se vi erano delle crepe, delle lesioni, delle fessure, quindi soltanto di fronte alla luce era possibile osservare. Ma tante cose di uso comune, a volte le guardiamo contro luce per vedere se sono integre, se sono buone. La luce quindi mostra, rivela,
fa vedere in modo più chiaro, e Dio è colui che ci mostra cose che noi non abbiamo mai visto e non abbiamo mai conosciuto. Egli ci ha mostrato innanzitutto il suo amore, ci ha mostrato la sua grazia, ci ha mostrato il suo piano di salvezza, ci ha mostrato già le cose dell'avvenire, le cose del futuro, ci ha mostrato la vita eterna. La parola di Dio descrive in modo chiaro queste cose, ma la prima cosa che la luce ha mostrato alla nostra vita sono i nostri errori, sono i nostri peccati, sono le nostre cattiverie, perché la luce mette in mostra lo sporco, mette in mostra la polvere, mette in mostra quelle cose che a noi sembrano a posto, sembrano in ordine, sembrano pulite, ma se le vedete alla luce, la luce non nasconde nulla. Vi sembra che il vetro della finestra a casa sia ben pulito, l'avete pulito per bene, ma appena arriva un raggio di luce e vedete di nuovo quel vetro, vi vergognate, non l'ho pulito bene, bisogna ricorrere nuovamente a pulirlo, perché è la luce che mette in mostra tutto ciò che in noi è sporco, non va bene. È la luce di Cristo, è la luce della parola che ci ha mostrato che eravamo nel peccato, ci ha fatti sentire sporchi e che avevamo bisogno di Dio, avevamo bisogno di Lui. Ecco perché è importante questo messaggio, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Dio è luce e grazie alla luce di Dio abbiamo potuto riconoscere di essere nel peccato, di essere morti nei falli e nei peccati e di avere bisogno di salvezza, di avere bisogno di Gesù, di aver bisogno di credere nel sacrificio di Gesù. Ma è grazie alla luce che ci siamo resi conto di questo. Le tenebre invece coprono, le tenebre nascondono, le tenebre celano i segreti, le tenebre impediscono di vedere, ma la luce ci permette di vedere e di vedere chiaramente. Un altro aspetto che possiamo considerare insieme della luce è che la luce ci accompagna, ci guida, ci illumina, illumina il cammino della nostra vita, illumina le nostre giornate, illumina le nostre attività, illumina le cose, il nostro fare quotidiano, il nostro impegno quotidiano. Spesso diciamo, finché la luce ci accompagna, possiamo quindi ancora fare qualcosa? La luce è la compagna della nostra vita, la luce è la compagna dei nostri impegni quotidiani. Dio è il compagno, la sua parola è il compagno della nostra vita quotidiana, in tutte le attività, tutti gli impegni domestici, gli impegni di lavoro, gli impegni di studio, i viaggi, ogni cosa che intraprendiamo la facciamo alla luce della comunione che abbiamo col Signore e in ogni cosa impariamo a dire grazie Signore sei stato con me. Il Signore ci ha accompagnati quindi perché camminiamo nella luce. E la luce ci accompagna nel fare quotidiano, illumina, ripeto, il nostro cammino. Quando viene la notte non possiamo fare più nulla, non vediamo più chiaramente, ma Dio sia lodato perché la luce della sua presenza, la luce della comunione con Lui, la luce della parola di Dio ci aiutano, ci sostengono, ci permettono di vivere serenamente svolgendo le nostre attività, anche affrontando le situazioni più complesse, più difficili. Siamo felici perché siamo illuminati dalla grazia di Dio, illuminati dalla sua parola che ristora e conforta il nostro cuore. Un altro aspetto della luce, per esempio, è quello di infondere energia. Eh sì, la luce si trasforma in energia e con la luce ci scaldiamo, con la luce ci illuminiamo, con la luce produciamo anche energia elettrica. Pensate un po' ai pannelli solari, pensate alla potenza, all'efficacia della luce, ad esempio nella fotosintesi clorofilliana, nell'efficacia che la luce ha di trasformare le sostanze che una pianta, un albero attecchiscono dal terreno e trasformarla nel verde che vediamo e che ci meraviglia e riconosciamo che questa è opera efficace della luce. Ringraziamo il Signore per come questa luce diventa energia, si trasforma ed è la luce che ha dato nuova energia al nostro cuore. Dice la parola che attraverso l'opera di grazia del Signore siamo nati di nuovo, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, il Signore ci ha dato una nuova energia.
siamo figliuoli di Dio, c'è gioia nel nostro cuore, il nostro cuore è riscaldato dalla presenza del Signore, amiamo Dio, amiamo l'opera di Dio con tutto il nostro cuore, siamo grati al Signore per l'opera che la luce compie nella nostra vita. E aggiunge la parola: voi riceverete potenza addirittura quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni. La parola ci parla di quella potenza, di quell'energia, quell'efficacia che viene dalla comunione che abbiamo con la luce. Hai tu comunione con la luce? Conosci Gesù come salvatore dell'anima tua e come luce che illumina il tuo cuore? Beh, se questa è la tua condizione, vivi nella gioia del Signore, servi il Signore con gioia, ma se non è così, invoca il nome del Signore per uscire dalle tenebre, perché le tenebre sono un'energia negativa, le tenebre non producono nulla di buono, le tenebre producono soltanto sofferenza, le tenebre producono soltanto amarezza, producono paure, ma Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre alcune. Abbiamo conosciuto l'amarezza della vita, l'amarezza delle tenebre, gli spaventi delle tenebre, ma oggi siamo nella gioia della comunione col Signore, perché abbiamo conosciuto la luce. Possiamo dire gloria a Dio insieme? Siete stanchi? Vi posso parlare di un altro aspetto della luce? Un altro aspetto della luce. Voi sapete che c'è si chiama spettro solare, è un range di colori che normalmente parte dal colore rosso, poi segue l'arancione, il giallo, il verde, l'indaco, il violetto. Questi sono i colori che noi riusciamo a vedere, riusciamo a percepire con i nostri occhi, partendo dal immaginateli su un disco, partendo dal rosso fino al violetto. Oltre il violetto non riusciamo a vedere, come pure prima del rosso. Non vuol dire che non ci sono colori, non vuol dire che non ci sono raggi, ma con il nostro occhio non riusciamo a vedere. C'è bisogno di strumenti specifici per vedere l'ultravioletto o i cosiddetti raggi UV, che vuol dire proprio ultravioletto, dai quali ci si protegge anche quando si va al mare. Per intenderci, sono state create anche delle lampade a raggi ultravioletti, cioè tutti quei colori che stanno prima del rosso e stanno dopo il violetto. E questi raggi, chiamiamoli colori o raggi come preferiti, svolgono anche una grande funzione. Pensate per esempio a quei raggi che li conosciamo molto bene come raggi X, sono denominati X perché non vi era un nome da dare e quindi vuol dire raggi sconosciuti, l'inventore così li definì appena li conobbe, raggi sconosciuti, quindi raggi X da identificare, ma quanto bene fanno i raggi X, ci permettono di vedere attraverso il nostro corpo, di vedere le fratture delle ossa, la composizione interiore, ciò che non riusciamo a vedere con i nostri occhi si vedono alla luce di quei raggi. O pensiamo ai raggi ultravioletti che vengono utilizzati per sterilizzare gli strumenti che vengono utilizzati nell'ambiente medico. E mi sono meravigliato di una cosa anni fa, quando addirittura i fratelli che rientrarono dal primo viaggio in India, dove portarono gli aiuti per i bambini dopo lo tsunami, dissero che gli indiani mettevano le bottiglie di acqua sul davanzale della finestra con una temperatura altissima al sole dell'India, e i fratelli dicevano: ma voi dovreste tenerle in frigo, perché l'acqua tenuta qui al sole si guasta, quindi non è più buona da bere. Dice, no, c'è esattamente il contrario. Le autorità ci hanno indicato di mettere l'acqua ben esposta al sole nelle bottiglie di plastica, perché il sole uccide tutti i germi e in qualche modo purifica l'acqua. Mi sembrava una sciocchezza, poi mi sono reso conto che effettivamente ha dei fondamenti scientifici, che si chiama SODIS, cioè Solar Water Disinfection, cioè la disinfezione solare dell'acqua, in una semplice bottiglia di plastica di natura PET, questa che conosciamo noi, vengono esposte al sole e attraverso i raggi del sole l'acqua viene disinfettata, viene purificata. È un sistema economico, è un sistema efficiente, è un sistema semplice, quindi efficace, non ci vuole l'elettricità, non c'è bisogno di manutenzione, non c'è bisogno di strumenti per purificare l'acqua, è il sole, è la luce che purifica, è la luce che compie questa azione efficace. Pensiamo un po' all'efficacia della luce nel purificare l'anima nostra.
ma se camminiamo nella luce, abbiamo letto qui, e abbiamo comunione l'uno con l'altro, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Dio sia lodato per la luce. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui. Dio è luce. Hai bisogno della luce affinché tu possa essere purificato nell'anima da ogni peccato, da ogni iniquità. Abbiamo bisogno insieme di affidarci alla luce con tutto il nostro cuore affinché possiamo vederci lavati per mezzo della comunione con il Signore. Dio benedica i nostri cuori nell'ascoltare ancora la parola del Signore. Queste sono le basi della comunione. E abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno di questa comunione con Lui perché è la luce e possiamo godere della luce su ogni aspetto della nostra vita. Ne abbiamo bisogno per vivere. Ma spesso, come dicevo all'inizio, interrompiamo la comunione con la luce. Io leggo qui nel nostro testo: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di essere nella luce e invece camminiamo nelle tenebre, interrompiamo questa comunione con la luce, noi mentiamo. E già il fatto di mentire ci fa pensare che siamo sotto l'influenza di un altro signore cattivo, che è il padre della menzogna, il diavolo. Noi mentiamo e non siamo in comunione con la luce. Signore, aiutaci. Oh sì, quanta gente continua a dire Signore, Signore, ma Gesù dice: non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nel cielo. Molti dicono di camminare nella luce, molti dicono di avere comunione con la luce, ma sono nelle tenebre. Molti usano il nome del Signore, citano il nome del Signore, fanno delle cose nel nome del Signore, ma il Signore è chiaro quando dice: non chi mi dice Signore, Signore, e poi non ubbidisce, perché se dici Signore devi essere disposto a fare la volontà del Signore, ma se dici Signore e non sei pronto ad ubbidire, allora non chi mi dice Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nel cielo. Gloria al Signore. Molti diranno quel giorno dinanzi al trono di Dio: Signore, ma noi nel nome tuo abbiamo cacciato i demoni, nel nome tuo abbiamo fatto molte opere potenti. Il Signore risponderà: andate via da me, operatori di iniquità, io non vi ho mai conosciuti. Uomini che citano il nome del Signore, che dicono di camminare nella luce e invece sono nelle tenebre. Signore, liberaci da questo sentimento, da queste azioni, e dacci grazia di rimanere fedeli alla luce. Gloria a Dio. Camminando nelle tenebre si interrompe la comunione, si interrompe questo rapporto con Dio, viene a mancare la vitalità, viene a mancare la forza, viene a mancare la gioia nel nostro cuore. E come si può interrompere la comunione? Proviamo a fare qualche esempio. Per esempio, peccando e non confessando i nostri peccati al Signore, non andando ai piedi del Signore per invocare il suo perdono. Allora continuiamo a perseverare nel peccato, interrompiamo la comunione con la luce. In che altro modo? Per esempio, covando un cattivo sentimento nel cuore, covando un risentimento verso qualcuno, un'amarezza nel cuore verso qualcuno, ecco. E allora anche in questo modo interrompiamo la comunione con il Signore. Che so, posso dire disubbidienza alla parola di Dio. Leggiamo la parola come figli di Dio, sappiamo cosa è giusto, cosa non è giusto, ma poi disubbidiamo alla parola di Dio, non mettiamo in pratica la parola di Dio, interrompiamo la comunione con il Signore. Vi sono altri esempi che posso fare. Non amare il prossimo, non amare il prossimo, e allora vuol dire interrompere la comunione con Dio. Ignorare la guida dello Spirito Santo vuol dire contristare lo Spirito Santo, e vuol dire interrompere anche la comunione con la luce, con Dio. O quando sprechiamo il nostro tempo inutilmente nel fare cose vane invece di dedicarci alla meditazione, alla preghiera, all'edificazione, al servizio al Signore, e allora interrompiamo la comunione con la luce, ci impegniamo per altre cose
Ma vogliamo riflettere un attimo? Noi abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno della luce. Senza la luce non ci sarebbe vita, senza la luce non ci sarebbe vita spirituale e neanche vita materiale. È grazie alla luce che c'è vita, ed è grazie a Dio che è luce che anche noi possiamo vivere. A motivo delle tenebre eravamo morti nei falli e nei peccati, ma grazie a Dio che è luce siamo stati vivificati, siamo risuscitati con Cristo, siamo stati chiamati a nuova vita e siamo stati chiamati ad una benedizione o a delle benedizioni della comunione, perché le basi della comunione abbiamo visto è la luce. L'interruzione della comunione ci porta lontano, ci fa piombare nuovamente nelle tenebre, nei timori, nella paura, nel peccato, lontani da Dio, nella debolezza morale, spirituale, nell'incapacità di reagire. Ma se camminiamo nella luce, dice qui la parola, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Non solo abbiamo comunione l'uno con l'altro, ma il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. E allora io vedo in queste parole anche la benedizione del camminare nella comunione col Signore. La benedizione quando non interrompiamo il rapporto con Dio, ma continuiamo a camminare con Lui. E la benedizione della comunione si ottiene camminando nella luce, con trasparenza verso la parola di Dio, in ubbidienza alla parola di Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Se camminiamo nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. La prima benedizione di cui godiamo, elencata in questo testo, è la comunione l'uno con l'altro. La pace l'uno con l'altro, la serenità l'uno con l'altro. Immaginate la comunione piena in famiglia, la comunione piena nella Chiesa, la comunione piena con quanti incontriamo e conosciamo in Cristo che sono nel Signore. Sì, la benedizione, la comunione con i fratelli. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Gloria al Signore. Comunione con Dio e comunione con gli altri significa andare d'accordo con Dio e andare d'accordo anche con la Chiesa, comunione con i credenti. Ma la cosa più bella, più gloriosa, che è il risultato della comunione con la luce, la cosa più edificante è che il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Gloria a Dio. Non basta credere in Gesù per essere lavati e purificati per mezzo di quel sangue e per mezzo del suo sacrificio, ma bisogna camminare in comunione con Lui, bisogna dimorare in Cristo. E Gesù stesso disse: dimorate in me e io dimorerò in voi. Egli ci invita quindi a camminare insieme a Lui, di pari passo insieme a Lui. Egli vuole che andiamo nella stessa direzione, che marciamo insieme a Lui verso il cielo. E se camminiamo in questa comunione con Dio e con i fratelli, allora il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Gesù sarà efficace nella nostra vita per la luce in Cristo Gesù, il Signore. Vi voglio leggere solo un versetto in Romani al capitolo 13, a conclusione di questa meditazione. Il versetto 12 dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. È un riferimento speciale della parola che indica l'imminente vicino ritorno di Gesù. La notte dal punto di vista del mondo è avanzata, il giorno è vicino, il giorno del ritorno di Gesù è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Apriamo gli occhi, fratelli cari, apriamo il cuore a tutto quello che sta accadendo attorno a noi, tutto quello che sta accadendo dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico. Tutto quello che sta accadendo era scritto nella parola di Dio e fa riferimento agli ultimi tempi. Gesù sta per ritornare, la fine delle cose è vicina, il rapimento della Chiesa è vicino. Non so se udite i messaggi dei potenti della terra ad ogni livello, sia dal punto di vista religioso, dal punto di vista politico. Una parola che forse non sentivamo
qualche tempo fa, ma oggi si ode il nuovo ordine mondiale, sta per arrivare e bisogna fare presto, dice qualcuno, bisogna sbrigarsi perché il nuovo ordine mondiale sta per arrivare, bisogna fare in fretta e parlano di qualcosa che sta per accadere e che da un istante all'altro cambierà, sconvolgerà le cose del pianeta intero e la terra tutta è in fermento per questa cosa che sta per avvenire. E noi leggiamo qui nella parola del Signore, beh, la notte è avanzata, il giorno è vicino, che dobbiamo fare noi, fratelli, sorelle? Tutti quelli che amiamo Dio, vogliamo fare la volontà di Dio, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce, prepariamoci a incontrare il Signore. Amen. Sei tu pronto ad incontrare il Signore? Hai tu questa comunione con la luce? Hai tu la guida della luce? Sei illuminato dalla luce? Hai l'energia, la forza, il calore della luce? Sei stato lavato e purificato per mezzo dell'azione efficace della luce? Se così è, dai lode a Dio con tutto il cuore e continua a camminare in ubbidienza nella luce. Ma se non è così, stasera invoca il nome del Signore. Tu che sei nelle tenebre spirituali, tu che vivi nel peccato, invoca il nome di Gesù stasera e digli: Signore, riconosco che tu sei la luce del mondo e sei la luce anche dell'anima mia, tirami fuori da queste tenebre spirituali, perdona i miei peccati, fammi un tuo figliuolo perché io aspetto il tuo ritorno, ti voglio vedere, voglio godere con te per tutta l'eternità. Amen. Chiniamo i nostri capi insieme e ringraziamo il Signore per la sua parola. Benedetto il tuo nome, oh Dio.